Registrazione, do il buongiorno a tutti i colleghi. Attivazione, scusi. Confermo l'attivazione di registrazione diretta Facebook. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo i lavori di oggi della terza e della quarta commissione congiunta facendo l'appello. Amorfini. Presente, buongiorno. Buongiorno. Anzalone. Ariotti. Avvenente. Baroni. Presente. Bernini. Presente. Bruccoleri. Presente, buongiorno. Buongiorno. Brusoni. Campanella. Presente, buongiorno. Buongiorno. Cassibba. Presente, buongiorno. Buongiorno. Ciaraudo. Corso. Buongiorno. Buongiorno. Costa. Presente. Crivello. Sì, buongiorno. Buongiorno. De Benedictis. Presente. Ferrero. Presente. Fontana. Presente, buongiorno. Buongiorno. Gambino. Presente, buongiorno. Buongiorno. Giordano. Presente. Grillo. Presente. Immordino. Presente. Lauro. Lodi. Mascia. Ottonello. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Pandolfo. Piana, Pignone, Pirondini, Presente, buongiorno. buongiorno, Putti, Remuzzi, Rossetti, Presente. Rossi, Buongiorno, presente. Salemi, Santi, Presente. Terrile, Tini, Presente. Vacalebre presente, Villa. Presente, buongiorno a tutti. I colleghi che non mi risultano presenti al primo appello, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Sì, anch'io. Brusoni. Presente, presidente. Grazie. Ceraudo. Presente, presidente, grazie, buongiorno a tutti. Lauro. Lodi. Mascia. Presidente, mi ha sentito? Sì, l'ho sentita, l'ho sentita. Ah, scusi. Pandolfo, Piana, Pignone, Putti. Ok, Presente, presente, presidente, sono Putti. grazie. Remuzzi, Salemi, Terrile. Allora, a me risultano assenti Anzalone, Ariotti, Avvenente, Lauro, Lodi, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Remuzzi, Salemi, Terrile. Chiedo supporto agli uffici, penso che siano questi i consiglieri che non si sono collegati. Sì, va bene, Presidente, anche noi abbiamo rilevato questi. Ok, grazie. Allora, oggi tratteremo la delibera proposta giunta al Consiglio numero 149 dell'8/4/2021, proposta 27 del 15/4/2021, rendiconto 2020, istituzione dei Musei del Mare e delle Migrazioni. Abbiamo ovviamente presenti l'assessore Barbara Grosso, Buongiorno.
il dottor Pierangelo Campodonico, direttore del NUMA. Buongiorno a tutti voi, salve. Buongiorno, è stato anche invitato il presidente del municipio 1, il dottor Carratù, non so se è in collegamento. Comincerei dando la parola all'assessore Barbara Grosso e successivamente al direttore del NUMA, Pierangelo Campodonico. Buongiorno a tutti, buongiorno presidente, buongiorno consiglieri. Presentiamo oggi, come diceva poco fa lei, alla vostra attenzione anche l'approvazione del bilancio consuntivo dell'istituzione del MUMA, dei Musei del Mare e delle Migrazioni. E vorrei ricordare, come abbiamo già fatto circa un mese fa, che nonostante l'anno trascorso sia stato molto pesante per tutto quello che è complesso il comparto nazionale dei musei, sono comunque a comunicarvi che l'istituzione MUMA ha chiuso il suo bilancio in pareggio. E già questa io credo che sia un'ottima notizia, soprattutto malgrado la chiusura al pubblico per molti mesi, da marzo a giugno e da novembre a dicembre, lo ricordiamo, ha proseguito e sta proseguendo con molto impegno in tutti quelli che sono i programmi che si è data con questa amministrazione. E vorrei ricordare anche che a causa della pandemia è stato corrisposto da parte del governo, del Ministero dei Beni Culturali, una parziale integrazione delle perdite subite per la forzata chiusura, il cosiddetto ristoro, e questo in particolare per l'istituzione è stata una voce importante anche per l'assestamento del bilancio. E colgo l'occasione per comunicare in questa sede, visto che ne avevamo parlato nella commissione precedente, l'aveva chiesto, se ben ricordo, il consigliere avvenente, che appunto a Presidente, seguito del... Presidente, signor Remuzzi, sono presente, scusate. Grazie, consigliere Remuzzi. Per chi si collegasse adesso, prego veramente di segnare tutto via chat. Grazie, continua, assessore. Dicevo che colgo l'occasione per comunicare in questa sede appunto che a seguito anche dell'invito proveniente da questa commissione, mi sembra di ricordare dal consigliere avvenente, gli uffici del MUMA hanno predisposto nelle scorse settimane un progetto per la cancellata da introdurre nella diocesi di Villa Doria al fine di proteggere le facciate recentemente ripristinate. E tale proposta è stata trasmessa alla sovrintendenza per una sua valutazione. Ci auguriamo che nelle prossime settimane di poter avviare un'interlocuzione appunto positiva per realizzare quanto necessario. È sicuramente un impegno di questo assessorato tenervi comunque aggiornati su questa proposta. Aggiungerei inoltre che, nonostante, come dicevamo, la chiusura per la pandemia, l'istituzione ha proseguito le sue attività, sono state aggiunte nuove aree e riqualificate al Galata, attraverso anche grazie l'aiuto di sponsorizzazioni, così come in realizzazione un percorso illustrato verso la Lanterna, per facilitarne appunto l'accesso anche ai turisti che dovessero appunto raggiungere e voler visitare la Lanterna. Sempre questo grazie all'aiuto di alcune sponsorizzazioni. E inoltre sono molto contenta di comunicarvi che grazie all'interessamento di un pool di aziende del shipping e anche ai risparmi fatti in questi anni dell'istituzione, nelle prossime settimane uno degli elementi più visitati, più attrattori del MUMA, che è sommergibile Sauro, andrà in bacino per il necessario refit dopo 12 anni di permanenza in acqua alla Darsena ed essere stato visitato da quasi 1 milione di visitatori. Credo che questa operazione, voluta dal Comune, sostenuta dalle aziende e dai privati che hanno deciso appunto di supportarci, di aiutarci, possa essere veramente un segnale di resilienza e di volontà della città tutta di riprendere al meglio, mentre la pandemia, speriamo, possa veramente volgere al termine. E per tutto quelli che sono invece i dettagli dei documenti contabili, visto che è con me il dottor Campodonico, direttore dell'istituzione, direi che lascio la parola a lui, ma vorrei sicuramente ringraziarlo per il lavoro svolto, ringraziare anche tutto il consiglio di amministrazione e chiaramente anche la presidente. Grazie. Grazie assessore, do la parola al direttore del MUMA, Pierangelo Campodonico. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Come diceva prima l'assessore, è stato per noi un anno ovviamente molto molto pesante dal punto di vista della gestione e dei visitatori. Abbiamo avuto una riduzione fortissima. Ecco, da questo punto di vista non basta solo dire
che siamo stati chiusi completamente per quasi di fatto 6 mesi in un anno, ma abbiamo anche avuto una forte riduzione dovuta alla riduzione di orario, per cui siamo stati ridotti nell'orario e c'è stato ridotto anche l'accesso per le normative connesse appunto al Covid. Questo si è tradotto in un pesante riduzione del numero dei nostri visitatori e di conseguenza quindi anche per quelli che sono i ricavi che dalla bigliettazione dei visitatori e dalle concessioni ci derivano. Noi ovviamente in una situazione di questa drammaticità, che possiamo in qualche misura paragonare, chiamiamola così, a una situazione di guerra, abbiamo risposto con un approccio emergenziale. Da questo punto di vista, per esempio, la riduzione di tutti i costi che non si fossero essenziali. Infatti, se noi andiamo a guardare il bilancio del 2019, vedremo che a fronte di 1.270.000 circa euro di entrate, e avevamo speso 1.264.000 per le spese di uscita, nel 2020 abbiamo ridotto drasticamente, vorrei dire del circa il 20%, e infatti abbiamo avuto entrate soltanto per 1 milione e spese per 1 milione, poco meno di 1 milione, 1.6 milioni di entrate e 1.005.000 euro di uscite. Quindi, come si può dire, questo riducendo fortemente gli interventi, ma anche per esempio alcuni dei costi di gestione come riscaldamenti e altre partite per quanto riguarda l'elettricità, eccetera, che sono al costo dei funzionamenti. Quindi abbiamo, come si può dire, messo in stand-by. È evidente che una delle voci importanti, lo ricordava sempre prima l'assessore, è rappresentato dagli introiti delle concessioni. Questi cubavano nel 2019 per quasi 400.000 euro e sono i ricavi della concessione, in particolar modo del Museo del Mare, del Galata Museo del Mare, che è un po' il capofila dei nostri musei. A fronte della riduzione di questo, per fortuna sono intervenuti i ristori e parte di questi ci sono serviti proprio per riequilibrare questa situazione. Quindi, nello stesso tempo, un'altra cosa, abbiamo utilizzato questo tempo non solo per avviare dei lavori importanti, e vorrei dire in particolare uno sta a cuore comunicarlo, anche perché è un po' sotto gli occhi di tutti e so quanto tutto il Consiglio tenga a questa operazione, è quello del Museo Nazionale dell'Emigrazione alla Commenda di Pre. I lavori, direi, sono sotto gli occhi di tutti, stanno procedendo, direi, molto bene, li stiamo monitorando con grandissima attenzione. Contemporaneamente stiamo operando sia sulla parte edile impiantistica, recentemente sono stati messi i ponteggi ed è in corso di restauro la facciata, sempre sotto l'occhio molto vigile di sovrintendenza. Contemporaneamente stiamo lavorando con gli allestitori e con tutti i nostri stakeholder alla questione dei contenuti. È stata ancora recentemente sui giornali appunto un briefing, un'intervista con la presidente Viziano. Direi che possiamo registrare effettivamente su questa iniziativa del Comune di Genova in condivisione con la Regione Liguria e con il Ministero della Cultura una grande attenzione nazionale e internazionale. Abbiamo una bellissima, devo dire, rassegna stampa, poi se è di interesse ai signori consiglieri saremo lieti come MUMA di comunicarvelo, perché effettivamente fa vedere come stiamo cercando, nonostante il momento difficile, di promuovere il nostro brand, le nostre iniziative a livello più grande. Ancora un ultimo aggiornamento e poi sono a disposizione per le vostre osservazioni e obiezioni. Noi siamo in questo momento anche in un momento di passaggio importante. Un momento di passaggio importante perché il 30 settembre scade
la concessione a Costa Edutainment, che ha gestito il museo direi ininterrottamente dal 2004, ma contemporaneamente con l'amministrazione, con la stazione appaltante, abbiamo avviato, malgrado la situazione oggettivamente difficile del comparto culturale, una gara per bandire la gestione. Sono felice di comunicarvi che questa gara sta giungendo al termine. Abbiamo individuato la società, il complesso di società e di cooperative che dovrebbero gestire il museo, e attendiamo che la stazione appaltante completi il percorso documentario, quello di gara è già stato completato, per comunicare appunto i nuovi affidatari della gestione, a cui spetterà un compito molto importante, perché quando la pandemia sarà finita evidentemente avremo una strada in salita da recuperare, però direi che siamo ottimisti, perché queste iniziative che abbiamo messo in campo insieme l'aiuto appunto di istituzioni e del comparto anche privato, come nel caso del sommergibile, ci fa ben sperare appunto di poter risalire la china e di tornare a quei livelli di visitatori. Il complesso del MUMA nel 2019 ha più o meno fatto qualcosa come 200.000 visitatori, di cui quasi l'80% di pagati, quindi è comunque una realtà anche a livello nazionale importante, di cui io credo possiamo essere davvero tutti orgogliosi come amministrazione di Genova. Grazie, sono a vostra disposizione per ogni necessità. Grazie, dottor Campodonico. Chiedo ai consiglieri se hanno intenzione di prenotarsi per eventuali interventi. Nella chat non vedo nessuna prenotazione. Dunque, non vedendo nessuna prenotazione da parte dei colleghi, a questo punto chiamo allora la votazione per portare la pratica in aula. Allora metto in votazione in aula appunto la delibera proposta giunta al Consiglio numero 149 dell'8/4/2021, proposta 27 del 15/4/2021, rendiconto 2020, istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Dichiarazione di voto, Lega Salvini Premier. Aula. Cambiamo. Italia Viva. Luce Genova. Aula. Italia Viva. Aula. Forza Italia. Aula, sono Grillo. Va bene. Fratelli d'Italia. Aula. Partito Democratico. Aula. Lista Crivello. Aula. Movimento 5 Stelle di Genova. Aula. Chiamami Genova. Aula. Gruppo misto. Collega Santi. Mi risponde. Richiamo. Cambiamo. Aula. Gruppo misto. Ringrazio l'assessore Barbara Grosso, ringrazio il direttore del MUMA, il dottor Campodonico, e concludo i lavori di questa commissione. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie, salve. Attivare la diretta Facebook.